Coppa Italia. Terminato l'incontro allo stadio Volpini di Crema, il Pergolettese ha perso per 1-0 con il Renate. La rete decisiva dell'incontro è stata realizzata al 16° del primo tempo da Galuppini, su una palla che lo stesso giocatore ha lavorato a centrocampo, aperto sulla sinistra per Rada e poi è andato a raccogliere di testa il cross battendo Ghidotti. I gialloblu hanno avuto una grossa occasione per pareggiare subito dopo con Canessa, che liberato da Franchi sull'uscita avventata del portiere ospite a porta vuota ha messo incredibilmente alto. Dopodiché, nonostante gli sforzi, il portiere del Renate non ha più corso rischi per tutta la gara.